hanno con le loro canzoni tradizionali. Grazie a tutti. Grazie a loro e grazie anche a voi, amici della Castagnata, per questa iniziativa che, come hai detto tu, è da 12 anni. Avete 12 anni quest'anno. Bene, un grande applauso per la costanza e perché oggi è stata una giornata impegnativa. Il sole quasi agosto, estivo, esatto. Ecco, quindi questa è una prima esperienza, abbiamo inserito questa serata col gruppo Alpini che ci canteranno appunto i loro canti, i titoli, noi non so se ce li nomineranno ogni volta, ma saranno facilmente intuibili. E poi abbiamo anche Maria Pia che adesso ci spiegherà che cosa farà tra un canto e l'altro. Bene, buona serata a tutti e poi mi raccomando, deliziatevi con le castagne e con tutto il resto. Buona serata, grazie. Buonasera, questa è la prima iniziativa Castagne a Lume di Candela. Abbiamo pensato di fare qualcosa nel solco della tradizione, quando una volta ci si trovava intorno al fuoco, si cantava e si leggevano delle storie, qualcuno raccontava delle storie, delle leggende e si stava tutti insieme, mangiando poi delle caldarostre o qualcos'altro. Ecco, la nostra serata vuole ricreare un po' questa atmosfera, speriamo di riuscirci. Comincerei con la lettura di una, appunto, di una fiaba, Il riccio e la castagna. Moltissimi anni fa, in un bosco di montagna, viveva una famiglia di ricci. Mamma Riccia, papà Riccio e i loro due ricciolini, Riccetti, Riccizi, insomma, due piccoli cuccioli, Riccino e Riccina. La loro tana era protetta da un grande albero maestoso. Era un bellissimo castagno ed era la stagione dell'autunno, era pieno di castagne. Ma trattandosi di una storia di tantissimi anni fa, va detto che le castagne crescevano senza protezione, senza protezione alcuna. Così, ogni giorno, un gruppo di scoiattoli affamati si avvicinava all'albero, saliva sul suo tronco, correva sui rami e si pappava coi frutti marroni. Ma le castagne non erano pronte. Le castagne vanno raccolte quando sono mature e sono mature quando cadono a terra. Questi scoiattoli golosi mangiavano le castagne troppo presto. La famiglia dei Ricci, mamma Riccio, papà Riccio e i loro due piccoli cuccioli, Riccino e Riccina, sentiva ogni giorno il castagno lamentarsi e le castagne piagnucolavano, dovevano fare qualcosa per aiutarli. Escogitarono un bel piano. Ogni riccio della famiglia, con grande fatica, va detto, si salì arrampicandosi in cima al castagno. Ciascuno scelse tre castagne e le strinse forte forte a sé. Come fanno? I ricci gli si appallottolarono tutto intorno. Fece così mamma Riccio, fece così papà Riccio e così i due piccoli ricciolini. E al momento dell'arrivo degli scoiattoli, le castagne erano protette da quell'abbraccio spinoso. Gli scoiattoli ci provarono, ai, ai, ma si punsero e non vennero più a disturbare il castagno e le castagne. E così, da quel giorno antico, il castagno imparò dai ricci come proteggere i propri frutti. I botanici lo chiamano Achenio, ma forse proprio in ricordo di quella gentile famiglia di animali, noi lo chiamiamo Riccio di Castagna. Perfetto. Allora, cominciamo l'esibizione dei nostri Ricci Alpini con l'esecuzione Sul cappello. Sul cappello che noi portiamo,
col nostro coro meraviglioso dei ragazzi di Limbiate, come con Ragazzi per sempre, dove te vè Marietti. La conoscete tutti, come porti i capelli. Bella, bella, bella. Non l'ho scritto perché viene troppo lungo. È troppo lungo. Come porti i capelli, capelli bella bionda, prego. Come porti i capelli della bionda, come porti
piuttosto della morta se meglio fatto. Thank you.